chi è? Ma chi è questo panza matta? Mi sta trasportando. Ma c'è l'acciaio! Porca miseria! Non mi aspetta. No, pure pianto io! Mamma mia! E chi è? Mamma mia, ma come parla? Ma quanto era? Non scapperò dalla mia casa mai. Ma io lo so chi è questo qua. Questo è il mio vicino di casa. No. È lui, sì. È proprio lui. È proprio lui, si chiama Jim Bob. Fratello, ma perché ti ha rapito? Perché cosa ti è fatto il vicino? Perché anche lui ha un canale YouTube, ma ha un iscritto lui stesso. No. È invidioso. Sì, è incavolato nero. Oh, ma c'è lì Jim Bob, non era uscire. Porca miseria. No, ma ragazzi, ma questa modalità è molto più complessa di quello che mi sarei mai aspettato, eh. E infatti quel Jim Bro gli gira per i corridoi e se ti vede Lion ti gorga di botte. Si chiama Jim Bob, non Jim Bro, idiota. Jim Bob Canu, come me. Ha il mio stesso cognome, però io sono più figo. È tuo cugino. Mio cugino, forse. Dove vai? Fermati. Ma vorrei vedere dove sono. Vive. Allora. Fratello, siamo qui. Vieni, guardaci. Corri, vieni. Jim Bob, ti prego, Jim Bob, aiuta. Corri. Dov'è quel fallito di Alex? C'è Jim Bro davanti alla porta, Jim Bob. Va bene, appena puoi, vieni nella mia cameretta. Ok, qui dentro siamo al sicuro. Jim Guarda, Bob non dobbiamo entra. Dobbiamo pagare 2,5 milioni per scappare. Questo è, sono bei cavoli amari, eh. Però ho visto che nel corridoio ci sono gli oggetti di Jim Bob che possiamo Ma ciullare. Ma sono troppi seccati, Lion. Cosa vuoi? Sono troppi steccati. Perché non stai zitto? Perché non stai zitto? Tornatene nella tua cella subito. E spero che Jim Bob ti possieda, guarda. Diglielo. Ti deve proprio possedere, Jim Bob. Lion, non ti distrarre. Grazie, non Anna. Pensare a queste turpi creature. Vieni qua. Non lo faccio. Lo vedi che qua c'è un condotto interessante. È qui che tu pianificherai la tua fuga. Fuga, sì. Stavo vedendo se per caso c'era qualcosa di buono da comprare per potenziarci. Però, ragazzi, non è che sia tanto, l'acquisto possibile. Possiamo comprare degli schiavi per raccogliere per noi la monnezza. Te la faccio io, fratello, subito. Non ti voglio, fratello, mi dispiace. Sono il tuo schiavo per sempre. Ma posso shoppare la forza. Ma allora! Subito! Se scappa, allora mi compro per 2 forza per 10 minuti, subito. Che secondo me è ottima questa qui. Così diventiamo potenti e possiamo scappare, no? Mi sembra giusto. Lion! Sì. Ma tu devi sforzare con le mie chiappe enormi d'acciaio! Sono pieni di cacca che... Scusami, ma che schifo! Ma poi cosa devo sforzare con le tue chiappe? Sì, puoi usarmi per darti più forza, vai, esplodimi! Guarda questa finestra! Jim Bob che guarda la tele... Sta guardando Anna! Ma perché mi sta guardando? Jim Bob è un maniaco, Anna, ti stupi! Ti vuole vedere! Mamma mia, ma è inquietantissimo! Ragazzi, però io per fortuna ho shoppato 50.000 di forza e adesso inizio a potenziarmi così per guadagnare più in fretta la forza. Ancora di più. Che forzuto Bravissimo, che sei, fratello. Potenziati e inizia a scassare tutte cose. Ok, adesso, prima di procedere con l'upgrade della nostra stanza, voglio provare effettivamente a prendere qualcosa dalle sue, dei suoi scarafaggi morti qui in giro, no? Vediamo un po'. Corri, ci sono anche le patatine, buone. Vedi che si può prendere. Una sola alla volta ne possiamo prendere. Ma ci metti 20 anni così. E le dobbiamo usare, secondo me, dall'altra parte della catena di montaggio, ecco qua, così. Oh, guarda! E io posso mettermi qui e ti posso abbattere la monnezza! Prego, fallo pure, sei la mia abbattitrice. Ascolta, allora, immediatamente tutti e due qua, subito. Dai. No, questa è grave, questa avete fatto una cosa grave. Allora, Chico, tu sei 10 minuti che sei totalmente inutile, zitto come un deficiente. E cosa fai? Ripeti una cosa che ha detto Anna, intelligentemente, perché Anna è stata... E tu ti accodi come un idiota. Trova qualcosa di tuo subito o sparisci. Tu invece... Sei una vergogna, perché non servi a nulla se non a parlare delle tue chiappe giganti e schifose. Ma a te piacciono le mie chiappe schifose? Come mi hai risposto? Non è vero? No. No, il mio cuore, dai! Speriamo che il tuo cuore esploda, guarda. Speriamo che... Lioncino! Ascoltami, tu vuoi progredire con la fuga? Devi metterci nella catena di montaggio così che noi facciamo progredire No, scusa, non ho più bisogno neanche di te, mi sa, perché ho preso questi e lavorano molto bene. Sono bravi, sì.
mai. Lo so. Però sono abbastanza forte da sfondare la porta. Che paura. Che pugno da ci ho tirato. E per comprare un altro nastro trasportatore per guadagnare più soldi. Purtroppo però ci sono poche materie prime, poca monnezza dal nostro Jim Bob. Ma c'è anche qualcosa che può aiutarci. Per esempio questo di ricarica automatica mi permette di raccogliere 100 Robux, Lion, sono tantissimi. Senza spendere mia fatica. Allora io lo faccio subito così. Ecco qua. Adesso in teoria qui le cose dovrebbero andare automaticamente. Ma tu devi andare là fuori e continuare a raccogliere. Per l'altro nastro trasportatore sì, perché non voglio esagerare, anche perché i Robux, porca miseria, diventano costosi, eh. Lion, dobbiamo fare un esperimento. Dobbiamo farci prendere da Jim Bob. Questo che cos'è? Quella cosa che hai detto è stata utile, eh? È vero. Ah, grazie. È vero. E allora direi che possiamo utilizzare il più inutile del gruppo. Sacrifichiamoci così. Cinque Toby, al 100%. Ok, lo faccio. Guarda, se ne sono fiero di farmi sacrificare per te. Mi sa che anche qui c'ho la munnezza infinita però io, eh. Sì, però è meno capiente, quindi devi potenziarla da quest'altro potenziatore qua. Va bene. Allora, vediamo un po' cosa succede se Jim Bob ti prende, dai. Ok, guarda, tutto di un fiato, eh. Sì, fatti toccare. Quanto è brutto. Va bene, è che tu sei bello, eh. Oh, che cazzotto! Ma l'ha sbattuto con me! Bravo, Jim Bob! Ho visto l'interno della sua bocca! Mamma mia, ma guarda, ha fatto quello che tutti quanti avremmo voluto farti e nessuno aveva avuto il coraggio! Vuoi darmi uno schiaffetto? Uno schiaffone. Ti ha dato un ceffone enorme a 5 mani. Una bella pizza non te la toglierebbe nessuno. Oh, ma c'abbiamo un abusivo qui che vive nel muro. Davvero? Oh, è vero! Ci sta pure spiando, Lion! Ma che vuole, oh? Questo deve essere il vicino dell'altra parete. Ma Anna, che faccia c'ha, Lion? Ma che schifo! Ma hai visto pure sul soffitto? Porca miseria, anche oddio! Cioè, questa è una roba ingombrante. Questo deve essere un lampadario che ho comprato io su internet, mi sa, eh. Mi sembra il tipo di cose che comprerei io. Quindi, molto eccentrico, molto bello. Oh, possiamo schiaffeggiare i tuoi lavoratori che si addormono! Bravi, fatelo con. Cioè, fallo Veglia. Tu. Perché di nuovo, Cico, tu non stai servendo a nulla, eh. Ma infatti sì, se possono fare schiaffeggiare me. Però non è un bell'utilizzo questo. Vabbè, tu puoi farlo, schiaffeggiami. Non ho voglia, non mi che piace. Che schifo poi. No, e poi per chi mi hai preso? Per un violento? Dai, cioè, con le porte sì, una cosa pazzesca però. Guarda questo quadro. E beh, c'ha la lingua fuori, possiamo farci leccare tutti. Ma che schifo. Vattene. Mandalo via, per vattene, favore. Vattene. Vado via. Cioè, è vero che tu usi la monnezza per potenziarti, ma lui fa pure più schifo. Mamma mia, ma torna con qualcosa di meglio, ti prego, sei un inutile. Lo faccio quando vuoi. Vai, vediamo. Fratello, ma ce l'hai il porto d'armi per quel bel bazooka che c'hai lì? A dove? Lì, in tasca, lo vedo da qui, eh. Mamma mia. Che cioè, è diventato dicendo, anche un molestatore. Ma rispondimi sinceramente, ma tu non ti fai schifo? Un pochino, sì. Non ti è piaciuto questo complimento al tuo bazooka? No, vabbè. Bellino. Sì, ci stava, Grazie. Ti devo ringraziare. Come funziona in questi casi, no? A posto così un batti 5 al massimo. Vabbè, dai. Io fossi te non lo toccherei. Morale, un batticinque morale, no? Cioè, sì, okay, mi piace così. Va bene, ok. Comunque tutti i miei nastri trasportatori stanno andando a pieno regime, ragazzi. Stiamo manovrando la munnezza per guadagnare più forza possibile. Però devo dire che non si prende piede, nel senso che ancora. Ma qua là io c'è un bottone che tu non hai bottonato. Ma è costoso. È 200 Robux. Spendili però tu per me, dai. Non posso. No, non posso veramente. Vai nella tua zona, lo compri. Dai. E poi mi chiami e io lo vengo a vedere, forse. Va bene. Forse, probabilmente no. Non ce l'ho, però. Io lo pago. Tu lo paghi? Certo, lo paghi per te. Per te stesso. Perché cosa fai? Ma questa è camera mia, Lion. C'è il poster uguale al mio. Ma se vedi c'è sempre Jim Bob che dorme, Ma è la mia rappresentazione. Ma perché al mio poster Jim Bob dentro la camera da letto e lui dorme? Evidentemente gli piaci molto. Jim Bob, mi sento molestato un po'. Ma c'è scritto il mio migliore amico sopra. Ma infatti è per te, te l'ho detto. Ah,
ma mi sa che Jim Bob, in realtà lui pensa che siamo amici, ma in realtà ci sta trattenendo con la forza dentro la sua casa. Ragazzi, è una cosa orribile. Nessuno che vi vuole bene mi vi costringerebbe mai a fare qualcosa. Difatti, io vi invito semplicemente ad andare al GameStop vicino a casa vostra e comprare le carte e bustine dei pacchettini di Horda, il nostro nuovo gioco di carte dove dentro ci sono tutte le carte di noi, dei nostri personaggi, diverse versioni, collezionatele tutte al GameStop, mi raccomando, non perdetevelo. Però io vi invito solo, se potessi vi porterei anche. Magari voi non ci volete andare, allora vi caricherei dentro il camion e vi e poi vi scaricherei davanti alla porta del GameStop con 5 euro in tasca, però anche di più, con 500 euro in tasca. Ma li paghi pure, sacco! I 500 euro li prenderei dalle tasche di vostra madre, no, padre, insomma. Della nostra? No, di chi viene portato, insomma. Ah, meno male, meno male. Oh, e questa faccia! Ma che molesto è questo? Oh, ma scusate una domanda, Cico, ma apprezzo la tua compagnia ora, stai essendo un grande amico. Diversamente da prima, che sembravi un decerebrato vergognoso. Beh, è il mio marchio di fabbrica. Però, ma Anna dov'è? Sono qua! Ho deciso di lasciare un po' di spazio a Cico e vedi che ha funzionato! Ah, funziona così, cioè se tu ci sei lui si sente messo da parte. Sì, il bello è che qua nessuno sta sei a sti piattellari che non smaciunano! Sveglia! Finalmente ti ho trovato, ti volevo invitare! Vai, Ciola, cammina, cammina! Ti prego, sono 200 euro! Ascoltami bene, ma quando io dico una cosa... No, ma io sto camminando. Ti insultiamo, io mi sto trattenendo a dirtele. Perché io sto facendo. Avete visto, ragazzi? Sto sforzando di non dire parolacce perché poi mi arrivano le letterine delle vostre madri. Ti devono fare santo. Mi devono fare. Ragazzi, certe tentazioni di dire le parolacce. Vorrei vedere chi sarebbe resistito per questo, che vuol dire? No, perché qua mi ha detto un messaggio. Aspetta, perché dice non posso ancora permetterlo, ma prima ho letto un'altra cosa io. Ecco, I'm troppo rotto per questo. Che cosa vuol dire? Sei troppo figo. Sono troppo figo per potermi comprare questo. Troppo potente, ma lo faccio io, non ti preoccupare, vedi? Va bene, intanto io però comprerei qualche altra risorsa. Perché ragazzi, ho visto che si consumano piuttosto in fretta. Decisamente, quindi comprerei. Ma le stai raccattando dalle altre vaschette, sì? No, in effetti. No, e allora vado a controllare. Devo raccattare, così? Certo. Ma guarda quanti soldi nella prima vaschetta, sì. È pieno. Vediamo. Ehi, vai nelle prime stanze. Da questa parte, eh? Ma mi sa che era... No, raga, ma è una miseria. Vabbè, oddio, 5.000. Oh, 5.000, ma magari ce l'avessi 5.000. Altri 5.000, ma Lion, poco, ascoltami seriamente. Vieni a trovare e ti faccio scoprire il segreto. Il segreto. Ma ci guadagno qualcosa? Sì, te lo giuro. Dopo, quando torni nella tua base, sei più ricco. Va bene. Allora mi fido, eh. Andiamo a trastare Alex, Cico. Andiamo a vedere. Andiamo senza farci possedere. Da Jim Bob. Bello nudo, a petto nudo. Sembra un pollo. Vediamo, Alex, cosa hai in serbo? Ho comprato quello che tu mi hai consigliato di comprare. Ed è veramente forte. A parte che è orribile, però. Ma cosa? Ma cosa fa? Ti lecca e ti dà della forza? Eh sì, ma ne dà. C'è proprio tanta ne dà. Guarda quanto ce n'ho io adesso. Me la dà tutta lui, Alex, per me questo potenziamento è praticamente nulla. No, Lion, non dire. E ti vuole vendere una cosa della Alex, volontà. Questo mi fa molto arrabbiare, Alex. No, Lion, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Alex, sono un po' alterato adesso. No, non ti alterare, accettami. Perché? Jim Bob! Mi ha messo in mezzo la pancia! Sì, Jim Bob! Ha avuto ciò che desiderava, Jim Bob! Un poco di sé! No! E qui forse vabbè. Si può lasciare, comunque, perché Cico era. Senti? Cico era contento, di fare ciò. Ah sì? Sì, ma ci mancherebbe, fa parte della modalità, voglio dire. Oh yeah. Cioè, il gioco che va poi a te quel genere piace, voglio dire. Cioè, cosa? È proprio il tuo tipo, il tuo tipo. Con rotoli abbondante, insomma, così, un po' è il tuo tipo, Vabbè, io mi potenzio un po' di più, se a voi va bene. Sì, ma devi potenziare ogni postazione, non solo l'ultima. Ma lo sto facendo, vecchia paperona. Ma allora, intanto la paperona ti sta mandando avanti tutte le catene di montaggio. Oh yeah, ragazzi, sono entrato in una nuova stanza dove posso mettere un altro nastro trasportatore per guadagnare ancora di più qui nella Tycoon di Jim Bob. Ma perché ci sono sempre cose ai muri?
Non lo so, però sto spendendo veramente troppo, ragazzi. Ma proprio troppo. Ma potenzia al massimo quelle altre, ti prego. Non prenderne di nuove. Ma è problematico tutto questo, ragazzi, eh. Ci ho speso altri 600 euro. Ma quando? No, dai, io sto spendendo troppo. Ma io volevo vedere tutte le aree di questo bellissimo Tycoon. Sono molto belle, ma non arriveremo mai alla fine così. Oh, hai 400.000. Ma non durano nulla, perché guarda, una porta costa 100.000. Oh, guarda che tra poco puoi scappare, eh. Costa 2 milioni e mezzo, zio, scappare. Oh, hai 500.000, guarda che tra poco arrivi. Apprezzo il tuo entusiasmo, ma mi sembra un pochino... un pochino bugiardo tutto questo entusiasmo che tu mi stai offrendo, eh. Io sono entusiasmato tantissimo, vabbè. C'è pure il chat qui. Va bene, allora, credo... di aver finito di nuovo i soldi, credo. Beh, fantastico. Vieni a raccattare quello che stiamo producendo. Allora, noi facciamo così, mi compro un altro giro di... di nulla, perché ho finito tutto. Vieni qua e metti i lavoratori, ti prego. Non la faccio più. Un altro per due di forza posso fare, sì, ecco. Per 10 minuti e ci siamo, fratello. La fuga è vicina. Ecco, Anna, tieni. Poi. Grazie. Meraviglioso, vero? Allora, mi bevo qua. Ora vado a spadellare la gente. Allora, si dica la verità, eh. Con le risorse che ho adesso effettivamente guadagno abbastanza benino. E guarda quanti soldi c'hai, 650.000, che comunque sono tanti. Sono tanti. Però non riusciamo a scappare così, eh. Ti servono 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo, raga, Ma perché tu non ci stai credendo abbastanza, perché in realtà a te piace stare con Jim Bob. Sì, cioè ci sono amico di Jim Bob, del resto io e lui. Ma ti è vero che sei il migliore amico? Sì, sì, migliore amico io e Jim Bob. Ma senti, io? Sì, molto meglio di te, cioè del resto. Cosa? Se tu mi chiudessi in casa, io piuttosto che stare con te, probabilmente mi troverebbero. Cosa? No, che me ne sono scappato. Cioè, non potrei mai vivere con te. E chiudo tutte le porte. Cosa? Quindi vuoi trattenermi in casa tua? Sì, ti detengo illegalmente. Ma mi interessa. Cieco, mamma, se no non si fa. Ma che sono schiavizzato per te, guarda. Ecco, bravo, grazie. Comunque qua sto producendo bene, ragazzi. Sapete che ci sto producendo davvero parecchio, eh. Continuate a lavorare molto veloce. Anna dimmi. Velocemente, sì. Devi lavorare, però. Anche tu, ma Cico, io eh. Ma io la no, non ti sposta la gente. Ho sudato. No, Anna, non ti devi spostare. Io copro tutte le aree. Perché questa qui è quella che produce più soldi, quindi voi se vi impegnate, questa qua faccio un casino di denaro. Mi sto impegnando di brutto, Laio. Lavoriamo per te, fratello, sì, vai. Investo per potenziare. Investo per potenziare, perché così mi dà più forza. Aumenti i guadagni. Più forza, e anche più di questo qua. Ragazzi, lavorare veloce, lavorare. Ho lavorare. Sì, è impossibile. Stavo lavorando di brutto. Ho risegnato tutte le altre catene di montaggio. Sto tornando. Ma quella che conta è quest'ultima, eh. Produce molto di più, ragazzi. Molto di più. Anche quest'altra è abbastanza, però l'ultima è molto meglio. Potete lavorare più in fretta, per favore? Sì, così, vai. Devi dirlo al primo. Cico, puoi lavorare più in fretta? Guarda, mi sto spaccando tutte le mani per te. Cico, devo venire con la frusta per caso? Sì, dai. No, lavorare e basta. Cico, lavorare! Vai! Sto schiacciando tutte cose! Alex, anche tu? No, io non mi sto spremendo tutte le chiappe per lavorare in velocemente. Oh. Ok, aspetta, vediamo quanto faccio. Allora, ho fatto 369.000, ragazzi. Molto buono. Buonissimo. Siete pregati di continuare a lavorare come degli schiavi pazzi. Forza, dai, veloce. Tra poco me la mangio, sì. Monnezza. Tu vai a spadellare le altre catene di montaggio. Questa ruota e la fortuna non è per niente buona. Infatti, Anna, sei stata molto buona perché non me l'hai detta. Perché non serviva a me. Lo so, l'avevo visto che faceva schifo. Sì. Allora, facciamo così. Se mi portate all'incirca 1.500.000, l'altro milione lo scioppo spendendo. Cosa c'è vuoi? Vai a svegliare la gente, vai a svegliare la gente, corri! Anna, ti ho già spiegato, però io li sveglio, togli una pizzata. Però il problema è che l'ultima catena di montaggio è l'unica che vale la pena tutto di essere brodo, fatta. Tutto fa brodo, tutto fa brodo. Riscuotere i cash. Cioè, questa qui è l'unica cosa che conta, ragazzi. Dovete lavorare molto più in fretta. Bevi dei vitoni, Lions. Ma è più in fretta, però, ragazzi, dovete lavorare. Ovvio, dico se è impossibile. Ragazzi, è il primo che non manda abbastanza in fretta la merce. Quello là? Svegliano un po'. Porca miseria, allora facevo meglio. Era meglio se facevo lavorare solo voi. Certo. Ma non lo posso togliere adesso.
E mi sa di no ormai. Ma porca sozzona. Ma corcalo di botte quanto vuoi al massimo. No, non si fa. Non posso, perché se non so. Cioè, perché comunque sveglio e sveglio. Dai, Alex, c'ha la stessa faccia tua questo. Sì, vabbè, però io sono molto più veloce. Cosa vorresti dire? Deve essere genetica. Guarda. No! Guarda, è uguale, è uguale. È la lentezza, c'è no, anche la tua maglia. Ma è biondo, quello è bruno. E che c'entra? È che io sono. No, 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 ma cosa di? No, questo è un commento. Ragazzi, questo bisogna censurare tutto qua. Tutto bisogna censurare. Ha detto una cosa terribile. Questa la ripresa tra me e lui. Hai detto una cosa terribile. Sei pure addormentato. Non lo sa cosa ha detto lui. Ma cosa stai continuando a parlare? Non lo sa. No. Perché non ti stai insultando? Lion, ma cosa ti aspetti da me? Io devo insultarmi e basta. Cioè non posso parlare perché se no dico cose orribili. E si è visto, eh. E quindi è colpa nostra che ti facciamo parlare. No, è colpa mia, Lion. Non mi pare che tu ti sia sgridato, eh. Aspetta, aspetta. No, non aspetto più niente, hai perso la tua occasione. No, fammela rifare, no. Fammela rifare. No. Dai. Sei un imbecille, fai schifo. Dai. Sei un idiota. No, guarda, lo insulto io se vuoi. Non è abbastanza. Ditele. Lion! Perché faccio così schifo? Non riesco a fare neanche un lavoro misero. Mamma mia, stai zitto. Il mio cervello. Stai zitto. Che misero. Mamma mia. Anna, digli qualcosa. Cioè, io. Guarda, cosa stavi partendo con me? Sì, è vero. Anna. Hai ragione, scusami. Dai, sto scandalizzata. Io non Alex, non vai via, parlare. Vattene subito. Non voglio parlare. Ma rallentiamo la catena di messaggio. Sei veramente disgustoso. Tu dovresti sciacquarti quella lingua. Altra. Ma veramente ce la fila oggi? Ma che malattia avete? Eh? Ma che malattia avete? Ma che è contagiosa? Ma è contagiosa! Non dovrei attaccarla a nessuno, è colpa mia! O se l'attaccano anche a me lo finire, per favore! Anna! Volevo dire con la canna dell'acqua! Ma tu male, ma Anna, stai zitta! Stai zitta! Stai zitta! Siete due dementi. E tu, Alex, hai iniziato tutto questo. Che schifo. No, io non voglio. Guarda, se faccio al muro, in punizione, per sempre. Ma devi morire, devi. Guarda, sei vabbè, un imbecille. Su Roblox, naturalmente, ragazzi. Non c'è dubbio, però. Vabbè, facciamo così. Mi accontento di quello che mi avete fatto guadagnare. Ho 1,5 milioni. Non è sufficiente, ma decido di shoppare il resto con i miei averi. Solo per farcelo vedere, che grand'uomo. Sì, per vedere che cosa succede quando riesci a scappare e evadere dalla villa di Jimmy Bob Junior. Quindi vado qua e mi compro 500.000 forza al prezzo di 699 Robux. Vabbè, hai un patrimonio però così, Ecco qua. E di nuovo altri 699 Robux, ragazzi. Per l'ultimo. È troppo, è troppo. L'ultimo 500.000 di forza necessario per scappare da Jim Bob Junior. Ecco qua. E adesso, ragazzi, vi faccio un grande. Però, allora, molti di voi sono stati bravini e hanno aiutato durante questa lunga vicenda. Altri non meritano di partecipare a questo finale bellissimo e sudato. Alex, sei pregato di andartene dalla modalità subito. Mi scarico. No, no, dalla modalità subito. Mi sono caricato via. Perfetto, ragazzi. Siete pronti? No, no, tu puoi rimanere, sei perdonato. Ma fratello, siamo pronti. Grazie. Vai, scappo, eh. Vai. Ok, prova che Jim ha torto, perfetto. Sì, vado. Ehi, dice, no, non sei nella tua stanza. No, Jim, me ne vado. E lui ride, ride, ride. Cosa ridi, Jim? Ah, pensi che puoi sconfiggermi? Sì, Jim Bob. Adesso ti faccio vedere io. Ti do un calcio. Ah, gli sto dando un calcio rotante, ragazzi, in vai, faccia. Bravo, dai, il calcio rotante. Sei un ninja, bravo. Oh, l'ho spedito. Oh, mio Dio, ho sfondato la porta con il corpo di Jim Bob. E sono scappato dalla sua casa, mio Dio, ragazzi! È troppo potente! Ci ho speso tipo 50 euro, forse di più, no, probabilmente molto di più. 100 euro per scappare dalla casa di Jim Bob. Ma sapete cosa dico? È valsa la pena. Anche perché sono di nuovo in casa di Jim Bob, ma non questo. Bravo però, bravissimo! Grazie, grazie! Te l'hai fatta! Per oggi ci fermiamo, è da Lion, Anna e Chico, out! Ciao!